Ciao a tutti! In questo video tutorial voglio proporvi uno scialle tipo Bactus lavorato ai ferri con una parte al legaccio e un bordo lace, un bordo in pizzo a motivo di foglioline. È uno scialle veramente facile da lavorare. Si inizia da un lato e si termina dall'altro. La caratteristica di questo scialle è che ha già incorporato un bel pizzo a forma di foglioline. Lo scialletto va lavorato in due parti. Iniziamo con la parte di sinistra che avrà tutti i suoi aumenti per poter raggiungere la dimensione centrale più alta. Poi si partirà con le diminuzioni per poter tornare al numero originario di maglie, che sono 8. Come potete vedere, questo movimento di aumento e diminuzione viene sottolineato dalla catenella che si forma appena dopo il bordo a foglioline. Come vi ripeto, è facilissimo da lavorare, è in pratica una ripetizione di 8 ferri, tanti quanti occorrono per creare una fogliolina. Posso ancora dirvi che questo campione io l'ho lavorato con un cotone ed un ferro numero 4, ma potete realizzare benissimo questo scialle in qualsiasi tipo di filato e quindi numero di ferro abbinato. Potete farlo anche in lana, ovviamente, per la stagione invernale, oppure se è per l'estate potete farlo anche con i filati di lino e viscosa o le fibre di bambù, come preferite e nel colore che preferite. Detto questo, non mi resta che farvi vedere come si lavora il nostro scialletto con le foglioline. Buona visione! Iniziamo a lavorare il nostro scialletto con il bordo a foglioline montando 8 maglie. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ora facciamo un giro di preparazione, quindi questo non è il giro numero 1, ma il nostro giro di preparazione al lavoro. Lavoriamo 4 maglie a dritto, posizioniamo il nostro marcapunti e lavoriamo a dritto le restanti 4 maglie. Abbiamo terminato il nostro giro di preparazione. Ora passiamo al giro numero 1, che in questo caso è il rovescio del lavoro. In questo giro facciamo 3 maglie a diritto e l'ultima maglia prima del marcapunti la lavoriamo al rovescio.
questa è la parte allegaccio dello scialle. La parte restante è quella della lavorazione a foglioline. Passiamo quindi il marcapunti e andiamo a lavorare in questo modo. Due diritti, un gettato, passiamo il filo sul davanti, lo poggiamo sul nostro ferro e lavoriamo a diritto le altre due maglie. E due. Quindi ricapitoliamo: 4 maglie che rappresentano la parte allegaccio che andremo poi a lavorare, che è in cui si effettueranno gli aumenti, e la parte che adesso è composta da 5 maglie della lavorazione a pizzo foglioline. Ferro numero 2, che rappresenta il diritto del lavoro. Lavoriamo la nostra parte a foglioline facendo 2 diritti, 1 e 2, un gettato, un diritto, di nuovo un gettato e 2 diritti. 1 e 2. Passiamo il marcapunti e in questo secondo ferro facciamo un incremento con la lavorazione di 2 maglie nella stessa. Quindi lavoriamo sul davanti e sul retro della maglia aumentando di un punto. Finiamo a lavorare le 3 maglie tutte al dritto, 1, 2 e 3. E questo, il ferro pari, è il diritto del lavoro. Terzo ferro, lavoriamo al diritto fino alla penultima maglia, quindi 4 maglie in questo caso a diritto. L'ultima maglia prima del marcapunti la lavoriamo a rovescio. Facciamo scivolare il marcapunti e andiamo a lavorare il pizzo a fogliolina in questo modo. 2 diritti, un gettato, 3 diritti, 1, 2 e 3, di nuovo un gettato e terminiamo con 2 diritti, 1 e 2. Quarto ferro, 2 diritti, un gettato, 5 diritti, 1, 2, 3, 4 e 5. Di nuovo un gettato, passiamo il filo davanti e lo portiamo dietro e andiamo a lavorare le ultime 2 maglie di questa parte a diritto, 1 e 2. Facciamo scorrere il segnapunti e lavoriamo a diritto fino alla fine. In questo caso
abbiamo 5 maglie. Quinto ferro, lavoriamo a diritto le maglie tranne l'ultima che abbiamo prima del marcapunti, che lavoreremo a rovescio. Passiamo il marcapunti e lavoriamo due diritti, una e due maglie a dritto. Facciamo un gettato, quindi passiamo il filo da dietro, lo passiamo sul davanti, lo teniamo in questo modo. Ora dobbiamo lavorare due maglie passate e lavorate insieme a diritto. Quindi facciamo la prima maglia, passiamo la prima maglia come se dovessimo lavorarla a diritto, quindi dal davanti, e la facciamo scivolare. Una, lo stesso con la seconda, due. A questo punto inseriamo il ferro di sinistra sul davanti di queste due maglie, in questo modo, e con il filo con cui dobbiamo fare il gettato andiamo a lavorare un diritto in questa maniera. Ora facciamo tre diritti, 1, 2 e 3, due maglie lavorate insieme a dritto, quindi le prendiamo tutte e due insieme e facciamo un diritto, e terminiamo con un gettato e due maglie al dritto, 1 e 2. Sesto giro. In questo sesto giro, sul davanti del lavoro, ripartiamo dalla lavorazione delle foglioline. Quindi facciamo tre diritti, 1, 2 e 3, un gettato, facciamo nuovamente le due maglie passate poi lavorate insieme a diritto, quindi prendendole dal davanti ne facciamo scivolare due, 1 e 2, inseriamo il ferro di sinistra sul davanti prendendole tutte e due, e poi lavoriamo una maglia a dritto in questo modo. Un diritto, due maglie insieme lavorate a dritto, quindi 1 e 2, le prendiamo contemporaneamente e lavoriamo un diritto. Un gettato e a diritto le ultime tre maglie, 1, 2 e 3. Passiamo il marcapunti e facciamo il nostro aumento lavorando la maglia prima sul davanti e poi sul retro e a diritto le restanti maglie. Settimo ferro, torniamo sul rovescio del lavoro, quindi lavoriamo tutte le maglie che ci si presentano al diritto meno una che verrà lavorata al rovescio. L'ultima maglia al rovescio. Passiamo il marcapunti, lavoriamo in questo settimo ferro 4 diritti, 1, 2, 3 e 4, un gettato,
Ora facciamo una cavallata doppia, quindi passiamo senza lavorare una maglia, così, lavoriamo due maglie insieme a diritto. Il filo sta sempre in posizione per creare il gettato, quindi siamo in questo modo, passiamo dietro e facciamo la nostra maglia a dritto. Ora prendiamo la maglia che abbiamo passato senza lavorare, la cavagliamo sulla maglia con cui abbiamo lavorato le due maglie insieme a dritto ed abbiamo il nostro accavallato. Ora facciamo un gettato e 4 diritti per terminare. 1, 2, 3 e 4. Ottavo ferro è il ferro finale delle nostre ripetizioni, è quello con cui concludiamo la lavorazione della fogliolina. Dobbiamo accavallare 7 maglie, quindi iniziamo con un diritto, un altro diritto, poi facciamo una, due, tre, accavalliamo, quattro, cinque, sei e sette. Lavoriamo a diritto le ultime tre maglie rimaste. Una, due e tre. Passiamo il marcapunti e lavoriamo a dritto le maglie che si presentano. In questo caso sono 6 maglie. E in pratica questa è la nostra fogliolina. Ora dobbiamo continuare a lavorare ripetendo questi 8 giri praticamente per altre 23 volte. In questo modo alla fine dei giri avremo 52 maglie per quanto riguarda la parte legaccio, perché ogni volta faremo su due giri faremo degli aumenti, e 4 maglie per quanto riguarda la parte delle foglioline. Questo che vi sto mostrando è un campione che ho già avevo già iniziato, lavorato però in cotone, è molto bello anche con questo tipo di filato. E vedete, ogni volta che ripetiamo questi 8 ferri, abbiamo gli aumenti da questa parte e una fogliolina in più sul bordo. Oltretutto, come potete vedere, quando facciamo l'aumento con una maglia lavorata avanti e indietro, abbiamo anche questo piccolo motivo, questa catenella a rilievo che divide la parte a legaccio da quella con il pizzo. Utilizziamo questa prima parte di scialle come se fosse completato e iniziamo a fare la diminuzione per avere la parte destra dello scialle. Primo giro, lavoriamo tutte le maglie al dritto, tranne l'ultima prima del marcapunti, l'ultima maglia prima del marcapunti la lavoriamo a rovescio. Passiamo il marcapunti e lavoriamo due diritti, un gettato e due diritti.
secondo ferro di diminuzione sul diritto del lavoro. Lavoriamo la parte delle foglioline con due diritti. Un gettato, un diritto, un gettato e due diritti, uno e due. Facciamo scivolare il marcapunti e facciamo la nostra prima diminuzione. Quindi passiamo due maglie senza lavorarle come se dovessimo lavorarle al dritto, quindi la prima e la seconda. Inseriamo il ferro di sinistra sul davanti delle due maglie e le lavoriamo tutte e due a diritto, in questo modo. Il resto delle maglie vanno lavorate tutte a dritto. Qua abbiamo terminato il nostro secondo giro, secondo ferro della parte con le diminuzioni. Terzo ferro, lavoriamo tutte le maglie al dritto eccetto l'ultima prima del marcapunti che va lavorata a rovescio. Ecco, terminiamo gli ultimi diritti. E lavoriamo a rovescio l'ultima maglia prima del marcapunti. Lo passiamo e lavoriamo due diritti un gettato. Tre diritti, uno, due e tre, di nuovo un gettato e due diritti. Quarto ferro, due diritti. Un gettato, 5 diritti, 1 gettato, 2 diritti. Passiamo il marcapunti e lavoriamo a diritto tutte le maglie della parte a legaccio. Quinto giro, come al solito, lavoriamo a diritto ad esclusione dell'ultima maglia appena prima del marcapunti che va lavorata a rovescio. A un rovescio. Passiamo il marcapunti, torniamo a lavorare la fogliolina, facciamo due diritti, un gettato,
una diminuzione con le maglie passate senza lavorare, quindi una, due, ferro di sinistra sul davanti delle due maglie e con il filo pronto per il gettato lavoriamo queste due maglie insieme a diritto. Ecco qua. Tre diritti, due maglie insieme a diritto, un gettato e due diritti. Ecco qua. Sesto giro, il giro della diminuzione. Quindi, come avete notato, le foglioline vengono lavorate sempre allo stesso modo, mentre la parte a legaccio, che deve andare a sfinire, ha nel secondo e nel sesto giro le diminuzioni. Quindi partiamo con il pizzo, con le foglie, lavoriamo 3 diritti, 1, 2 e 3, un gettato, una diminuzione, quindi passiamo le due maglie senza lavorarle, inseriamo il ferro di sinistra, portiamo il filo dietro e lavoriamo un diritto prendendo tutte e due le maglie sul ferro, un diritto, due maglie lavorate insieme a diritto, un gettato e 3 diritti, 1, 2 e 3. Passiamo il marcapunti e facciamo la nostra diminuzione per quanto riguarda la parte a legaccio. Quindi di nuovo passiamo due maglie senza lavorarle, 1 e 2, inseriamo il ferro di sinistra sul davanti delle due maglie e poi lavoriamo un diritto prendendolo insieme. Questo tipo di diminuzione, vi faccio notare, crea un'inclinazione a sinistra, vedete? In questo modo lo scialle comincia a diminuire, a decrescere. E ora tutte le altre maglie le lavoreremo al dritto. Abbiamo terminato il sesto giro. Settimo ferro, rovescio del lavoro, tutte le maglie al dritto ad eccezione dell'ultima che la lavoreremo a rovescio. Sfiliamo il marcapunti e andiamo a lavorare la nostra fogliolina. Quindi facciamo 4 diritti, 1, 2, 3 e 4, un gettato, una cavallata doppia, quindi passiamo una maglia senza lavorare, lavoriamo due maglie insieme a diritto, e poi accavalliamo la maglia
passata senza lavorare su di esse. Ok, un gettato e quattro diritti. Ottavo ferro per il lato delle diminuzioni. Andiamo a chiudere 7 maglie nella nostra fogliolina. Quindi lavoriamo un diritto, un altro diritto, accavalliamo e continuiamo in questo modo chiudendo 7 maglie. E sul ferro rimarranno 3 maglie senza lavorare. Ecco fatto, ora lavoriamo le nostre 3 maglie rimaste al diritto. Passiamo il marcapunti e lavoriamo a diritto tutte le restanti maglie. Come potete vedere, abbiamo terminato in questo punto la parte in cui facciamo gli aumenti. Abbiamo iniziato la parte con le diminuzioni, ne dovremo fare altre 23 come avremmo fatto per la parte iniziale, fino a quando non avremo 8 maglie sul ferro. Ecco qui, ho terminato la parte decrescente dello scialle, quindi siamo rimasti con 4 punti dalla parte del pizzo a foglioline e 4 punti dalla parte dello scialle lavorato al legaccio. Ecco. Ora non resta che chiudere le maglie, quindi passiamo al ferro successivo e chiudiamo tutte le maglie che abbiamo sul ferro. Così avrete terminato il vostro piccolo scialle. A questo punto non resta altro che fermare i fili e nascondere le codine presenti nel nostro lavoro. Questo campione è lavorato con del cotone e dei ferri numero 4. Mentre il campione in lana, con il quale ho iniziato per farvi vedere come si lavora il motivo, è lavorato con un ferro 5. Bene, a questo punto non mi resta che ringraziarvi per avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao a tutte da Lilla.